Una battuta dal senatore Bubbico rispetto all'esito delle amministrative, a questi movimenti che ora, almeno da Roma in su, stanno iniziando a mietere vittime e a riscuotere consensi. Il PD di Basilicata poi, tra l'altro, ha ricevuto uno scossone da parte del neosindaco di Policoro Leone. Cosa sta accadendo? Non direi che il Partito Democratico ha subito uno scossone. L'amministrazione uscente era di centrodestra, l'amministrazione entrante è di centrodestra, quindi sostanzialmente c'è la conferma di un orientamento politico che già si era prodotto nelle precedenti amministrative. Certo, a noi sarebbe piaciuto che la scelta dei cittadini avesse riguardato la fiducia, avesse riguardato il nostro candidato sindaco, ma i cittadini hanno ritenuto di riconfermare l'amministrazione di centrodestra, avranno avuto le loro ragioni, noi rispettiamo quell'orientamento e continueremo a mantenere salda la nostra impostazione per tutelare gli interessi generali di quella città che ha tanto bisogno di recuperare una centralità nelle dinamiche economiche, sociali, culturali e politiche della provincia di Matera. Ma io penso una cosa, che noi dobbiamo essere bravi a interpretare quello che succede leggendo poi trasparenza i contesti in cui si realizzano. Quello che è successo con le amministrative di quest'anno è un indice di un disagio, che si tocca con mano. La presenza dei movimenti non è una scoperta degli ultimi mesi, ma è una situazione che si è negli anni determinata. Prima si chiamava Lega, poi la Lega è diventata un partito, si è strutturato, ora si chiama Beppe Grillo. Io credo che c'è un'esigenza di cambiare alcune regole del gioco. E chi riesce oggi ad interpretare meglio le volontà delle comunità, oggi è premiato dalla gente che non è più affascinata dai soliti schemi, ma si appassiona a chi riesce ad usare un linguaggio differente e chi riesce ad essere propositivo e soprattutto credibile. Ieri il consigliere regionale Santo Chirico diceva che però il PD all'interno ha una specie di fa canto e controcanto, vediamo per esempio cosa è accaduto a Pisticci tempo fa e lui diceva che paradossalmente quando si verificano queste situazioni, ovvero delle liste che nascono proprio all'interno dello stesso PD per questioni varie, poi alla fine si vince. Ma la situazione politica è complicata, viviamo un momento di grande incertezza, io credo che questo non sia un fatto virtuoso. Noi dobbiamo pretendere che la politica si organizzi su idee, su progetti, piuttosto che su logiche di potere, perché spesso le contrapposizioni non rispondono a diverse impostazioni politiche e programmatiche. Sarebbe grave che ciò si verificasse all'interno dello stesso partito. La crisi della politica è anche questa, e credo che tutti noi dovremmo produrre uno sforzo maggiore per restituire alla politica la dignità della funzione alta di rappresentanza degli interessi generali e di costruzione di un progetto di futuro intorno al quale chiedere il consenso dei cittadini e la partecipazione dei cittadini. Santo Chirico, il consigliere, ha annunciato finalmente lo scioglimento di quello che possiamo chiamare il suo feudo, la sua componente. All'interno del PD si sta muovendo qualcosa in vista anche dei risultati elettorali nazionali? La persistenza, la permanenza di gruppi organizzati poteva anche essere un elemento di vivacità intellettuale e politica, ma oggi servono scelte di coraggio, bisogna intraprendere strade nuove, i vecchi gruppi forse non rappresentano più quell'elemento di collegamento tra la politica e la società, bisogna trovare linguaggi e anche strumenti di comunicazione finora inediti. Io credo che noi dobbiamo smetterla di litigare, noi dobbiamo smetterla pensare che il nostro ruolo è un ruolo che appartiene solamente alla sfera individuale. Noi dobbiamo riprendere un ragionamento di gruppo, dobbiamo riprendere un ragionamento di partito e dobbiamo comportarci da tale.
se c'è una protesta, diciamo, che si registra contro i partiti è quando questi si dividono. Io non sono per la teoria, diciamo, dell'uno contro l'altro, che potrebbe essere pure, diciamo, potrebbe pure in certe occasioni, diciamo, determinare anche un successo da un punto di vista, diciamo, elettorale, ma poi diventa un problema nella governabilità. Noi dobbiamo, diciamo, unire le nostre competenze, esperienze, diciamo, professionalità, capacità, sensibilità, che all'interno del partito sono estremamente spiccate ed estremamente presenti e molto radicate su questo territorio. Il problema è che è innegabile che noi siamo stati protagonisti, diciamo, come centrosinistra, comunque di un passaggio straordinario dell'intera regione, che è comunque cresciuta, se noi valutiamo il percorso da dove siamo partiti 50-60 anni fa, ma era un esempio straordinario. Il problema è che oggi non può bastare più, diciamo, non possiamo cullarci su quello che è successo, ma dobbiamo immaginare un nuovo futuro in un contesto socio-economico che è totalmente cambiato e che cambia e muta in maniera troppo veloce. E quindi, diciamo, lo schema delle correnti a cui, diciamo, tu provocatoriamente facevi la domanda, no, è uno schema che non funziona perché più. Ieri Santo Chirico ci ha annunciato la smobilitazione della sua. Ma in realtà queste correnti, voglio dire, seppur in qualche modo ad oggi vengono utilizzate forse a volte a convenienza, in realtà non esistono, in realtà non devono esistere, e questo è il tuo sforzo sculturale straordinario che oggi dobbiamo fare. Lo dico da capogruppo e spero che anche nei prossimi appuntamenti del partito si provi a dare questo messaggio. Non ce la si fa più se si pensa, diciamo, in maniera individuale. Dobbiamo trovare un campo di azione comune, condividere dei percorsi e poi su quelli farci valutare, e nella contrapposizione tra virgolette positiva deve sempre emergere la proposta e non il contro, anche tra di noi. Alla luce di questo, come crede che dovrà essere selezionato o scelto il prossimo presidente di questa regione Basilicata, e soprattutto dovrà, secondo lei, essere espressione di questa provincia? Ma guardi, ci vuole tempo. Per le regionali si voterà nel 2015, siamo al 2012, quindi questo consiglio regionale, questo presidente ha ancora tanto lavoro da fare. Io penso che quando arriverà il momento di decidere le liste, il candidato presidente, i partiti e il Partito Democratico valuterà le migliori opportunità. Io non ho mai pensato che la Basilicata possa costruire il proprio futuro in una logica di contrapposizione tra materia e potenza. I politici furbi, quelli che puntano a strumentalizzare le situazioni, chi rifugge dalle proprie responsabilità alimenta un conflitto tra potenza e materia. La Basilicata ha circa 600.000 abitanti, o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. E Matera e Potenza hanno tanto lavoro comune da fare. Vedo che il sindaco della città di Matera, il senatore Adduce, e il sindaco di Potenza, Vito Sant'Arsiero, stanno condividendo un impegno comune proprio per rinsaldare un legame che è molto utile per affrontare le gravi difficoltà che abbiamo di fronte. Io sono, diciamo, attaccato alla mia terra, sono estremamente, diciamo, anche certe volte campanilistico. Ma non parlare di Vitesia. No, ma quando si tratta, diciamo, di scegliere per la guida di una comunità, io credo che bisogna, diciamo, essere un po' sopra le parti. Sarebbe straordinario, sarebbe bellissimo, sarebbe, diciamo, anche un motivo di orgoglio. Credo che ci sono, diciamo, capacità di genere femminile, maschile su questo territorio e di questa provincia che possono tranquillamente, diciamo, fare questa, fare, sai che ambire femminile, maschile, e c'è, a me il pensiero, e c'è, ma è normale, ma perché, voglio dire, oggi le competenze, diciamo, le al di là, possono anche essere fuori dallo scenario, diciamo, politico o dell'appartenenza, diciamo, partitica. Parliamo di opportunità e di capacità. Chiaramente l'auspicio potrebbe essere quello, ma nella logica, diciamo, di un'alternanza che non può essere schematicamente, diciamo, interpretata. Io credo che bisogna trovare qualcuno che ha la capacità, la personalità, l'autorevolezza, oltre alla competenza e la capacità di persuasione, diciamo, anche rispetto a un panorama politico che è estremamente complesso in questo momento, e credo che nei prossimi mesi, diciamo, il
percorso, deve avviarsi un percorso politico vero sulla quale da condividere intanto con una coalizione che si deve ritrovare in maniera unitaria e che deve sposare un progetto che arriva al 2015 e possa guardare anche oltre il 2015. L'interprete di questo lavoro, di questo programma potrebbe essere, io ripeto, mi auguro che sia di questa provincia. Ho assolutamente la certezza che ci sono competenze e professionalità assolutamente in grado di fare questo, ma non lo rinchiuderei all'interno di uno schema rigido. E le primarie? Il metodo? E le primarie sono un'operazione positiva, sono la scelta che ha fatto sempre il Partito Democratico, credo l'unica grande novità, diciamo, introdotta nella logica nelle logiche elettorali di questi ultimi anni. Non credo nelle primarie quanto sono, diciamo, nelle primarie guidate, delle primarie in cui, diciamo, gli schieramenti i concorrenti non si offrono al giudizio libero dei cittadini, ma quando, diciamo, si organizzano ad arte raggruppamenti anche variegati che a prescindere dai programmi, a prescindere dalle personalità in campo, cercano di imporre delle condizioni. Credo che questo è il messaggio, diciamo, che possa essere, diciamo, lo strumento delle elezioni, uno strumento potente, assolutamente straordinario, bellissimo. Bisogna trovare metodi e regole nuove per poterlo far sì che lo spirito con cui sono nate sia quello che venga utilizzato e non altro.